ok. San Martino delle Scale. Montecuccio. Escursione della Madonna. Prima di arrivare a Montecuccio passerò da almeno 4 cime che vedremo strada facendo. E prima tappa, Pizzo Ilici, quasi 1000 metri, quindi 500 metri di dislivello e quindi go straight! Ottimo punto d'ingresso, area attrezzata Sant'Anna. E da qui parte una comoda stradella verso Montecuccio, destinazione finale Palermo. È il percorso, è tosto, sono 14 km circa, cavolo palla, ebbene così. A destra Monte Caputo con la vecchia conoscenza di Castellaccio Vecchio. Qui bisogna sempre approfittare della rara ombra che si può trovare per uscire un attimo dal sole, che è veramente a picco come al solito, è mezzogiorno. In questa prima fase c'è questo sentiero che è ben tracciato, ma è una specie di canalone di scolo molto sassoso e roccioso e discreta pendenza. Ed è un sentiero abbastanza piacevole, molto spinoso, l'unica cosa che dà un po' di fastidio, ma molto piacevole perché proprio taglia la montagna e soprattutto è ben definito e facile da seguire. E qui l'ombra è veramente una merce molto rara. E finisco praticamente su un'autostrada, che è uno dei primi paesaggi di Palermo, ma ovviamente più in alto ce ne saranno di più, di migliori, di molto più belli, ma questo non è male. Ho fatto una piccola deviazione per Cozzo Campanaro, e prima di Monte Ilici, e lì vedo un bunker, vediamo cosa si tratta. Salita pazzesca,
salita da prima marcia e ci si lascia un polmone. E come si dice da queste parti, sotto il sole come un crastu. Ok, eccomi a Pizzo Ilici, 1025 metri circa, bella salita, e sono tornato nel versante di Palermo e dopo Pizzo Ilici, Pizzo dell'Uomo, 993 metri, e qui diciamo che c'è un'altra salitina. E go straight, go straight. Ok, ed eccomi a Pizzo dell'Uomo. E qui finisce, diciamo, la salita più impegnativa. Poi ce ne sarà un'altra di arrivare a Montecuccio, però adesso un po' di salitine, discesine tranquille. Ecco qua, questa alla mia sinistra c'è Pizzo Nebbiero. Ok, in questo posticino ho deciso di vedere se riesco a in qualche modo a cucinare la carne, quindi a pranzare prima di affrontare la seconda e ultima salita per la vetta di Montecuccio. E allora vediamo un attimino, mi do da fare, vedo cosa riesco a combinare. E a malincuore lascio il mio piccolo rifugio. Che dire, una bella grigliata di costata di scottona, un caffè e una sigaretta neo, e la vita sorride. Ecco, faccio questo taglio, questo pezzo da piano montagna, e finalmente dopo tanti cinghiali qualche mucca. Me ne ero quasi dimenticate le mucche, e oggi abbiamo le mucche. Molto buono. Eccomi a Monte Vuturo, anzi Pizzo Vuturo. Ed ecco anche la meta di Montecuccio. C'è ancora un po' di strada. E qui comincia l'ultimo chilometro di salita per arrivare alla vetta di Montecuccio. E quindi sarà salita breve, ma sotto il sole è veramente una salita tra l'altro, anche l'acqua razionata ce n'è poca,
è dura. Ok, e abbandono la vetta di Monte Cuccio, panoramiche veramente bellissime, soprattutto col drone, e comincio a percorrere gli altri 6-7 km di discesa per concludere questa calda escursione. E il ritorno è sempre una strada su stradella sassosa, e quindi nel lato sinistro, nell'altro versante della montagna, e così andrò a chiudere l'altro. Il percorso è abbastanza percorribile fino adesso. C'è anche, chiaramente a quest'ora c'è anche molta più ombra, e andiamo avanti. Da questo lato c'è un vallone, il Pizzo dell'Uomo, Pizzo Ilici. Diciamo che adesso c'è anche ombra da questo lato, quindi e adesso tutta un'altra storia. E la vita continua a sorridere. Il sentiero prosegue sempre in modo molto piacevole e a questo punto rilassante, sempre all'ombra. L'unica difficoltà è dato dai sassi che ci sono in questo percorso, quindi bisogna procedere con cautela perché si rischia di scivolare e quindi bisogna stare molto attenti, ma è veramente un bel percorso. E mi sono riconnesso alla stradella carrabile che sta andando a chiudere l'anello, quindi questo vuol dire che fra qualche centinaio di metri questa escursione sarà compiuta. E che dire, Monte Cuccio da San Martino delle Scale, gran bella escursione, è un percorso totalmente tracciato fra mulattiere e stradelle sterrate, anche carrabili. Sono pochi i chilometri percorsi in sentieri montani, comunque sempre tutti ben definiti, quindi è un'escursione che è moderata e è un po' adatta a tutti. L'unica cosa sconsiglio di farla nei mesi così caldi come luglio-agosto, perché veramente c'è poco riparo, soprattutto all'andata, e si prende tutto il sole in testa, ci vogliono almeno 3 litri d'acqua, io sono tornato proprio, ho gli ultimi sorsi di acqua, quindi
escursione nettamente promossa, sono abbastanza stanco e comunque da San Martino delle Scale è tutto e ci vediamo alla prossima.